Nel Vangelo di oggi, secondo Luca, dal capitolo 12, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto». Gesù annuncia il regno di Dio e usa un'immagine per farsi capire, quella del lievito. Invita a stare lontano dal lievito dei farisei. La parola fariseo significa separato. Mentre Gesù predica la comunione, i farisei lavorano per la separazione. Separazione del puro dall'impuro, del giusto dal peccatore, dell'uomo dalla donna, degli ebrei dai gentili. Il lievito dei farisei ha un nome specifico, ipocrisia. Il termine indica la capacità di recitare in teatro. Gli ipocriti sono gli attori, commedianti. Alla radice dei comportamenti dell'ipocrisia sta il protagonismo. Sopra il volto degli uomini c'è questa maschera da commedianti che impedisce loro di riconoscersi creature di Dio. Essi scambiano la vita per una recita da teatro e credono di essere il personaggio interpretato sul palcoscenico. I farisei recitano molto bene la parte dei giusti e dei santi, ma senza esserlo. Il loro inganno, presto o tardi, viene alla luce. Gesù chiede di uscire da questa strettoia che rende prigionieri di una immagine idealizzata di sé senza alcuna consistenza. Egli invita a vincere ogni forma di paura del giudizio degli altri e domanda di essere se stessi in tutta verità davanti a Dio e al mondo. Il cristiano è chiamato a discernere il lievito che muove la sua vita. Il suo lievito ha lo scopo di tenere tutti i chicchi di grano uniti per formare un solo pane. Pensiamo all'Eucaristia. Quel pane non può esistere se i chicchi di grano sono separati. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.